L'attività della Fondazione Casa di Piero a Sansepolcro è sempre molto intensa con la presidente Francesca Chieli che riesce a mettere in fila eventi tutti di grande importanza. Oggi è una giornata di grande importanza perché è la giornata della contemporaneità ed è una giornata celebrata a livello internazionale. Quindi l'evento di oggi che ospitiamo qui alla Casa di Piero sarà in una rete internazionale di eventi che riguardano la contemporaneità. Ospiti abbiamo nella nostra Casa di Piero della Francesca Sansepolcro l'opera di Silvano Rubino, una mostra curata da Cristina Tonini ed è un'opera che ci parla della luce, quindi ci in qualche modo guida anche alla scoperta dell'opera di Piero della Francesca, in particolar modo della Palla di Brera, sacra conversazione appunto, che è anche il titolo di questa mostra, Silvano Rubino, Up Down, sacra conversazione. L'artista ha pensato nella realizzazione di quest'opera a un dettaglio rivisitato dell'opera di Piero della Francesca, a tutti noi particolarmente noto nella sua opera che si trova a Milano, alla Pinacoteca di Brera, ma che era stata in realtà commissionata dai Montefeltro e poi per varie vicissitudini giunta a Milano. E l'opera di Rubino è un'opera delicata, sottile, piena di poesia, che ci esprime un concetto proprio legato alla spiritualità, alla luce, come diceva appunto Francesca Chieli. Ed ecco quindi, se noi osserviamo quest'opera, ci sono tutti quegli elementi che ci rimandano a un concetto di luce, di spiritualità e di purificazione. Se la osserviamo, vediamo che c'è la base d'appoggio su cui appoggia è realizzata con un ovale perfetto in foglia oro. Ed ecco quindi il concetto della spiritualità, se noi pensiamo ai dipinti del Rinascimento. Ma sostiene che cosa? Una ciotola in vetro blu, vetro di Murano, con cui l'artista ha anche lavorato con gli artefici delle vetrerie e le fornaci di Murano, ricolma d'acqua, quindi come simbolo di purificazione. E al di sopra l'uovo sospeso, che invece in realtà ha tanti significati. Io non entro in quello che gli studiosi di Piero della Francesca hanno scritto, ma sicuramente è un simbolo di vita, di rinascita. Quindi un messaggio estremamente positivo che veicola questa opera d'arte contemporanea. L'assessore alla cultura del comune di Sansepolcro, Francesca Mercati, ancora una mostra qui alla Casa di Piero, stavolta è di contemporaneità, partendo però sempre con una ispirazione dal grande maestro. Certamente non possiamo non partire da Piero. Chi verrà a Sansepolcro in questa occasione potrà visitare accanto alle opere che si trovano al Civico anche questa nuova esposizione, appunto questa opera contemporanea che ci consente di parlare di Piero e di riflettere sulla sua importante eredità artistica in questa chiave più contemporanea e comunque legata ad un simbolo che a Sansepolcro è molto noto e molto conosciuto, che è l'uovo della pala Montefeltro, che è già riprodotto in un'installazione nella terrazza del nostro museo e che adesso darà questo nuovo spunto con questa nuova veste che i visitatori potranno ammirare nella Casa di Piero fino a gennaio.